Allora, vedo Katia che sta camminando con molta fatica perché sta portando una valigia davvero tanto pesante che la costringe a fare diverse tappe durante il suo cammino. La trascina. Lei cerca di sollevarla da terra, però è talmente tanto pesante che si ferma in continuazione. Non vuole trascinarla, la vuole portare di peso con la sua forza. Ti dà l'autorizzazione, quindi, in questo modo. Sì, si ferma un attimo, molto sudata, e dice di sì, che vorrebbe svuotarla un po' questa valigia. Ok, vibrazione. 11 miliardi. 11. Consapevolezza. Centotrentanove. Anima. 42. Vite precedenti. 2066. Cervello. 9. Suscettibilità. 9.3. Suscettibilità ipnotica. Col 40% Katia potrebbe andare in ipnosi da sola, col 100% sarebbe come te, Monica. Io vedo 60. Progetto di Katia. Lei è nata ed è venuta in questa vita e sopra questa vita ci ha messo un'etichetta. Che cosa ha scritto sopra questa etichetta? Mi vengono due cose che non sembra che abbiano a che fare l'una con l'altra, perché uno è due cuori e una capanna. E l'altro è tipo sogno di una notte di mezz'estate. Valgono tutte e due o uno valeva prima e adesso vale un altro? Allora, il 2 penso che sia importante perché anche in sogno di una notte di mezz'estate di fatto c'è una specie di dualità fra la realtà e un mondo invece immaginifico. E credo che lei viva un po' queste due cose, l'aspetto della cruda realtà e il suo mondo, diciamo così, più immaginifico, ma nel senso anche di spirituale ed eterico in cui vive, in cui meglio si identifica. Quindi questa spaccatura. E due cuori e una capanna penso che faccia molto riferimento a un ideale, che possa bastare, l'amore. E non servano i soldi, o comunque se c'è una cosa non c'è l'altra, per cui meglio scegliere l'amore. Va bene, entità eteriche. Io sinceramente ne vedo due soltanto. Una tigre e un demone del secondo universo. Che è tutto rosso e sembra un lottatore di sumo. Come si chiama? Gin Gin. Quella è lunga, no? Quanti anni aveva Katia quando ha pagato la tigre per fare questo lavoro per lei? E poi, stessa domanda per Gin Gin. Allora, la tigre mi dice 6 anni. Gin Gin più tardi, tipo 17. Sicuramente ci sono state altre entità da che aveva 0 anni a oggi, chiamiamole tutte, sono andate via, non servivano più, vediamole tutte. Tipo come dei fantasmi. Che possono essere sia proprio come degli spauracchi per i bambini, ma che può essere anche, come si può dire, la paura di qualcuno che è morto,
quindi non si sa bene come interpretare la morte. Questo mi fa vedere più che altro appunto quando era più piccolina. I serpenti di cui lei ha raccontato, secondo me, non sono suoi. Poi dopo magari lo affrontiamo, l'ho visto. Quindi non molte cose. No, poi c'è tipo un gorilla. Sono andati via perché non servivano più. Perché nel corso della sua vita Katia ha provato a fare tanto lavoro su di sé, si è concentrata molto su questo, è andata abbastanza in profondità. Ok, entità mentali. Allora, io ne vedo due. Una è da che pulpito viene la predica, e questo è a livello 5. E l'altra di livello 4 è collera, da intendersi non solamente come un'emozione, ma proprio quasi come un imperativo di vita. Sia che la collera non viene per la maggior parte di volte espressa da lei, sia proprio, come dirti, mal gestita e la difficoltà proprio in generale a gestire la rabbia degli altri. Ecco, proprio una difficoltà grossa intorno alla rabbia propria e degli altri, da diventare proprio una questione importante. Invece l'altra, che era da che pulpito viene la predica, fondamentalmente un gran senso di confusione. Provengono informazioni e insegnamenti da persone che poi in primis non applicano nella propria vita. E quindi di fatto lei si trova disorientata nel messaggio che riceve. E a sua volta lei stessa tende a riprodurre questo schema. Quindi trasmette un certo tipo di educazione o di insegnamento che poi lei stessa non riesce a concretizzare nella propria vita. Impianti. Ce n'è uno, tipo come se fosse una sorta di lastra, che percorre in senso diagonale la sua testa. Poi ce n'è uno sulla spalla destra e uno intorno alla vita, come se fosse proprio il cilicio, proprio la cordicella dei frati, no? Di una volta. Coi nodi. Sì, esatto, che indica povertà, penitenza. Scusa, è saltata. Che indica? Per Povertà e penitenza. te è penitenza. Basta. Sì. Vabbè. Cinema, i tre figli. Certo, sì, entrambi, entrambe le femmine, il ragazzo. Le altre due ragazze più giovani, che certo che non è che sono sue figlie, no? Però in un certo qual modo, no? Si sentono accudite da lei, quindi ci sono. C'è anche la signora, che è la mamma di queste due ragazzine. Credo che ci sia quello che è stato il legame più lungo per lei, l'uomo con cui lei ha avuto il legame lungo. Che è il padre delle figlie. Giusto? Sì. È un tipo maestro, se lei ha avuto un maestro di questa disciplina che lei esercita. Hai avuto, Katia? Uno del corso, qualcun amico? Sì.
forse hai capito chi è. Okay. Va bene, tutti nel cinema, che fanno? Chi è il più interessato? Allora, l'interesse è alto praticamente in tutti, devo dire. Vedo che più che altro magari, ecco, l'intento che li muove è diverso. Perché le ragazze più giovani, per esempio, sono un po', come dirti, anche in cerca di approvazione, no? Sono lì quasi per ottenere approvazione. Per esempio, il figlio maschio è anche molto, molto incuriosito, come se la cosa potesse essere anche molto affine a sé. La figlia più grande magari è ecco, un po' più con un senso critico, ma vuole vedere, vuole sapere. L'ex compagno. Anche lui interessato, però come dirti, molto in questa sua zona di comfort, direi. E il maestro, io lo chiamo così, mi viene da dire così, maestro, formatore, quello che può essere, come se volesse aggiungere un tassello alla sua conoscenza. Ok, Monica, se io ti dico Mary Poppins, tu cosa vedi? Per una volta non mi arrivano cose negative. Stranamente, per una volta è così, non lo so. Vediamo. Non riesco a vedere, sto anche vedendo all'interno della sua valigia. Allora, sto più che altro vedendo come una specie di consolazione. Mi viene così, non so se abbia un senso, di tutti gli orfani post-reset. Ma no, non relativamente a Katia, come concetto archetipico. Esatto, sì, esatto. Interessante, quindi ti arriva cosa? Un'immagine, un archetipo, una signora che è davvero esistita e che si è fatta portavoce di questo concetto? Cosa vedi? Come se ci fosse bisogno in qualche modo di tirar su di morale questi orfani, che erano in grande abbondanza nel post-reset, e in qualche modo insomma c'era bisogno un po' di alzare le frequenze di questi ragazzini, no? Perché poi sarebbero stati alla fine la popolazione, oltre che i lavoratori, no? E quindi c'era bisogno di creare proprio questa anche immagine. Accudente. Ah sì, accudente, divertente, intrattenente, e quindi è stata creata Mary Poppins. E la scrittrice? Ecco, la scrittrice mi viene meno positiva, nel senso come se avesse partecipato in qualche modo, magari non lei direttamente, ma attraverso altri familiari di generazioni precedenti, alla realizzazione di questo reset. Che fondamento di verità ha la leggenda secondo cui Walt Disney la corteggiò per tanto tempo per avere i diritti del libro e realizzare poi il ben più famoso film cartone animato? Tecnica mista. Cioè, penso che l'accordo fosse da sempre che questo sarebbe avvenuto. Ecco. E Poi ci l'hanno. hanno costruito su una storia. Va bene, che energia ha quel film? Allora, Oh, mamma mia. Allora, so come è stato anche in TV. Sì, tante Allora, volte.
Quello in TV mi viene tipo diversa come energia. Il film invece mi viene come un desiderio di solitudine, cioè di creare la solitudine nei bambini affinché poi possano godere di Mary Poppins. La solitudine, la prima parola del primo punto di Katia. Una canzone di Laura Pausini. Marco se n'è andato Come e se la non fosse. ritorna più. Però, nel suo caso, è come se se ne fosse andata lei. Fa vedere un'immagine, tra l'altro, estremamente anche poetica e artistica, di lei morta, bellissima, giovane, diafana, che galleggia nell'acqua, no? Tra le ninfe. Penso che possa essere anche un quadro di un autore, di un artista famoso, no? Ma non so chi sia. È veramente è di una bellezza incredibile. Non riesco a capire se lei è stata uccisa o si è suicidata, perché l'immagine che rimanda è quella di estrema pace, di aver raggiunto una sorta di profonda soddisfazione. Ed è come se Katia si connettesse a questa immagine, che da un lato è solitudine, perché mi fa vedere un lago tipo deserto, non c'è niente intorno. Abbandono completo, no? Però come se ci fosse anche quasi, boh, la bellezza della morte, ricercata perché dà uno stato di pace, di quiete assoluta. Ok, Katia se n'è andata. Ci sono due Katia, quindi. O meglio, c'è una Katia che ha lasciato un posto vuoto e una Katia che è da un'altra parte, nel posto giusto. E una Katia che è da un'altra parte, nel posto sbagliato. Sto dicendo stupidaggini o cosa? È come se Katia facesse fatica completamente a vivere la propria vita, che non avesse ancora incarnato lo spirito della vita. Quindi in quel senso, in parte, sembra questa bellissima ragazza distesa nel lago. In parte lei è quello e in parte è Katia, madre, Katia, lavoratrice, Katia. Ecco, però è appunto sempre come se ci fosse questo velo, in un certo senso, anche attrazione, ecco, verso la morte. Una morte quasi che potrebbe essere serenità. Ma poi c'è ovviamente Katia che è mamma, Katia che fa delle cose effettive e concrete in questa vita e dice no, no alla morte. E poi le persone che gli stanno attorno gli dicono no, no alla morte per te, tu sei viva. E di nuovo vedi, viene il due, questa dualità tra vita e morte in questo caso. Vabbè, andiamo Monica all'inizio. Katia non è Katia, non è neanche Ugo, è nella sorgente. Decide di staccarsi, di non essere più uno, di essere una convenzione, pezzo di sorgente, e decide di scendere. Accetta un gioco elettronico, virtuale, dove fingerà di avere un corpo, dei figli, che sono solo delle occasioni per interagire con altre come lei. Si è deciso di scendere e di giocare perché questo desiderio
Desiderio di morire, no, ma lei ogni tanto si sosteneva e diceva che bello che sarebbe quando sarò morta, sarà tutto più semplice e finito. C'è l'evocazione di una morte tragica o cose del genere, ma una dolce morte. Un'altra vita che mi fa vedere, per esempio, è lei tipo come un beduino nel deserto, per cui di fatto è come se lei la solitudine l'ha sperimentata in diverse vite. E quindi è come una cara compagna e allo stesso tempo una compagna che non vuole più, no? C'è questo sentimento ambivalente. Cosa vedi che fa quando sta per scendere? È come proprio uno scivolo, io lo vedo, come una sorta di lunghissimo scivolo che congiunge la sorgente alla terra. Quindi lei scivola giù, ma è fondamentalmente un globo di luce, azzurro e viola, e poi arriva giù in terra, sotto forma quasi di seme, che sceglie mano a mano nelle varie vite i genitori, e quindi la famiglia, e quindi il contesto, il luogo. Come la vedi in relazione a questa negazione della sua azione? Cioè, lei sa che, come nella vita di Katia, tra queste 2066 vite c'era la vita di Katia e che nella vita di Katia lei avrebbe negato la sua decisione di scendere. Avrebbe negato la sua decisione di scendere, non so, nel senso che, cioè, lei è soddisfatta, tra virgolette, è soddisfatta, vuole portare avanti questa scelta qui, però ha scelto anche un contesto familiare in cui c'era proprio questa idea continua di confine con la morte. Vuoi anche per delle sofferenze molto intense, che quando sono così intense hanno sempre a che fare con la morte, no? Un dolore estremo che è imparentato con la morte. E poi indubbiamente ci sono state effettivamente, no, diverse morti all'interno della sua famiglia. Quindi questa tematica dello scomparire, a volte scomparire anche per il dolore da sempre. Ma in relazione a questa cosa, qual era la lezione che lei si voleva dare? Mi fa vedere una Katia come se squarciasse tutto questo, come se veramente questa sua vita fosse una specie di foglio di cartoncino, e Katia che sbuca fuori, squarcia tutto quanto, quindi squarcia le contraddizioni in cui spesso è stata invischiata, contraddizioni anche di rapporti contraddittori, vedo. Squarcia quelle che sono le contraddizioni dei messaggi dell'educazione ricevuta, squarcia la sofferenza di tutte le donne del suo ramo familiare ed emerge proprio come, sai, un pesce che guizza fuori dall'acqua. Ed è Katia, nella sua unicità, nella sua essenza, nonostante tutto questo. Nonostante anche la vita passata, no? In cui l'ho vista giacere nel lago, nonostante la vita passata del beduino nel deserto. Lei che trova la sua unicità piena di vita, proprio come, sai, quando si dice pieno di vita come un pesce, no? Certo. Va bene. Monica, i serpenti visti da bambina nel sogno. Lei vedeva i serpenti e si svegliava facendo la pipì a letto. Quella cosa me la legava più al rapporto madre-padre.
mi ha fatto vedere come se ci fosse un qualcosa di complesso nel rapporto fra la madre e il padre, che lei ovviamente così piccola non riusciva in alcun modo a capire. Ma è in qualche modo, non so, stato come un trasferimento, ok? Di questo rapporto molto intricato e aggrovigliato. Io vedo tanti serpenti, quasi che si scavalcano e si mettono l'uno sull'altro, e che diventano protagonisti nel letto, che in realtà era un po', non so come spiegarti, anche il letto coniugale dei genitori. Me l'ha legato a loro. Come se lei vivesse in maniera indiretta questo malessere che c'era fra loro due. Quindi quello che dicevi prima non è una sua vera interferenza, ma è dei genitori. Scusami, Katia, papà è vivo? No, però non l'hai chiamato. Non vuoi chiamarlo? Sì. Bene, portale aureo, squillino le una parte ormai consolidata del nostro lavoro, ma per molti una delle parti più importanti. Chiediamo di comparire, chiediamo al padre e alla madre di farsi presenti, la madre della madre e la madre della madre della madre, quindi nonna e bisnonna materna, la mamma e il papà. Allora, la prima che sono sicura di vedere è sua mamma, che però mi viene proprio, penso sia simbolico, con un'enorme croce che si porta dietro la schiena. E lei è incurvata da questa croce. Estrema fatica, pesantezza, dolore. Una croce cattolica? Una Com'è? croce basta. Sì, una croce, ecco, sì. Come se Portare lei la croce. sì, portare la croce, sì, esatto. Il marito? Mi viene fuori una figura strana. Non so perché mi viene fuori tanta pancia da quest'uomo. Poi tipo che sta urinando. Non so che significato possa avere questo. È interessato alla figlia che l'ha chiamato? No, lo vedo un po' distratto. Appunto che sta facendo i suoi bisogni in questo momento. Monica, domanda che non c'entra nulla con il caso specifico di Katia o anche sì. Perché quando chiamiamo i disincarnati, in 99 casi su 100 si presentano e non sono già andati? Sono rarissimi i casi in cui hanno fatto da soli quello che dovevano, cioè andarsene dalla Terra. Se si presentano vuol dire che sono sulla Terra, sono confusi, che stanno girando. Allora, come lo vedo io? Poi non so se è così. Cioè, oltre alla Terra ci sono altre, diciamo così, dimensioni, livelli intermedi, prima di raggiungere il portale aureo. Per cui alcuni effettivamente sono proprio sulla Terra, altri invece si trovano posizionati in uno di questi livelli. Facciamo un esempio, Monica, per capire. Non dico la città, ma Katia abita in una città, l'ho appena visto, di 50.000 abitanti. In quella città, per le strade, nelle case, nei cimiteri, negli ospedali, sottoterra, sopra la terra, negli alberi, sopra gli alberi, quanti disincarnati stanno? Mi viene 150.000. Ok, quindi il triplo. Essenzialmente dove? Ci sono delle zone di concentrazione? Ospedali che hai citato, sì, si è illuminato tantissimo. Per esempio, i cimiteri, meno di quello che credevo, e abitazioni private. Possiamo dire che in ogni giorno che viviamo passiamo accanto a decine, se non centinaia di disincarnati?
Direi, non so, decine, centinaia, Decine. decine, decine sì. Dipende dove. Se uno vive a New York, magari qualcuno in di più. Se vive in una baita in montagna, qualcuno di meno. Vero. Può essere. Sì. Quindi con questa affermazione creerà il panico in alcuni, ma come? Pieno di fantasmi. Anche capire che queste dimensioni non sono separate come noi pensiamo siano. Quindi a volte accade anche che chi è in una dimensione un po' prossima alla Terra si riaffacci alla Terra. Mi sembra di capire che la comune è lo spazio, ovvero il tempo cambia, ma nel punto X, dove, non so, sorge una roccia, è sempre stata lì, tempo può cambiare, il livello di lettura, cioè il piano da fisico a eterico può cambiare, ma il punto è lo spazio, resta. Giusto? Cioè nel plastico del set in cui giochiamo, quel punto resta quello. Se ha una coordinata, XY è quella. Però per come vedo io, non necessariamente i disincarnati vanno, cioè è come se è diverso per loro, cioè non avendo Dimmi, dimmi. corpo, loro possono avere una presenza più espansa. Quindi non necessariamente li ritroviamo, che ne so, solo, che ne so, nell'ospedale in cui ipoteticamente non sono stati ricoverati. E sono mancati, sì. Ma per esempio, potrebbero essere anche da te, ok? Se per qualche ragione Li chiamo, sì. come adesso. Leghi con un pensiero esatto. Quindi il papà e la mamma di Katia sono da me e da te, da Katia, e Ok. anche nel posto in cui stavano prima di Bravissimo. essere chiamati. Che Esatto. nel caso della madre era prima di essere chiamata, e anche adesso. Mi fa vedere un terzo strato, chiamiamolo strato, non so. Ecco, in questo terzo strato. Ma ubicato in un posto preciso del nostro set d'azione, terra. No, perché lo vedo sopra la terra, ecco. Ok. Questa visione terra sopra la terra, dove vedi il portale aureo? Dove si mette? Ancora più su, oltre. E mette in comunicazione tutto quello che c'è giù con. Allora, mi dà questa, se lo dovessimo tra virgolette aprire, rimane come una luce espansa in tutte le direzioni, quindi che penetra tutti questi strati, livelli, che penetra la terra e che penetra verso la sorgente. Ok, perché Monica non riusciamo ad aprirlo? È un'ingerenza questa, se vogliamo, non dovrebbe succedere. Perché ci riusciamo? Perché quel giorno me lo sono inventato? Beh, così. Un bel giorno, stanco di mandarli in un portale, io mi sono detto perché non li mandiamo in un portale vero, utile? Allora, la risposta che mi arriva è adesso si può fare, una volta non si poteva fare. Come se fosse in corso una sorta di accelerazione. E per cui alcune anime accettano questa accelerazione attraverso di te, attraverso la tua iniziativa. Non tutte, ovviamente. Un'accelerazione che è importante per il nostro percorso evolutivo.
alla fine siamo davvero uno. E quindi l'accelerazione loro, della loro trasmutazione, del loro diventare neutri, è utile estremamente per noi. Va bene, padre cosa fa? Lascia un messaggio alla figlia. Se riferisse a lei che era ancora bambina, non come donna. E le dicesse qualcosa tipo: brava bambina, hai sempre fatto il tuo dovere. Poi è come se avesse un attimino di ripresa e un po' costernato gli chiede: ma sei felice? Lui è felice? Mi sembra di aver capito che non lo è, cioè non l'è stato, ma nel senso che non era una questione che più di tanto lui si poneva. E per lui era quindi naturale non porsi questa domanda in vita. Perché? Perché era un uomo? Credo proprio, non so come spiegarti, come una famiglia strutturata un po' più sul dovere, sulle cose che c'erano da fare, sull'istituzione familiare. Ok, quindi non sull'individuo. Chi è l'individuo, quali sono veramente le sue attitudini, come può diventare felice. Vuole andare nel portale? Se avesse bisogno ancora di scrutare le persone, mi fa vedere quasi che va un uomo quasi di altri tempi, no? Con questo bastone che si usava magari nel Novecento, no? Che passeggia e che vuole guardare come sono le vite delle altre famiglie. Come se potesse ancora imparare delle cose guardando le vite delle altre famiglie. Vuole una VIC. Come se lui fosse un po' testardo. E lui volesse arrivarci di testa sua. Va bene, non è entrato, uno dei casi rari. Al momento. Passiamo alla madre. Messaggio. Voglio togliermi questa croce, lo desidero da tanto tempo, è diventata un po' più leggera. Non voglio, Katia, che tu porti neanche la più piccola croce. Di sofferenza ne hai vista tanta e hai assistito a tante cose. Voglio vedere solo il tuo sorriso e la tua leggerezza. Come se le lasciasse quasi un orecchino di perla. Uno. Da mettere a quale orecchio? Mettitelo al destro. Perché? Come se in un certo senso, tra virgolette, potesse proporsi agli uomini in maniera più femminile, nel senso svincolata da degli aspetti che Katia ha, che non la fanno vedere dagli altri uomini come una donna seducente, una donna femmina. Ma vedono magari altre caratteristiche di lei, più magari l'aspetto dell'accudimento, dell'ascolto. Diamo una vicca alla mamma. La vedo molto amorevole, anche nei confronti delle nipoti, perché effettivamente è come se avesse una predilezione, no? E una particolare attenzione a che da ora in poi le donne di questa famiglia possano sentirsi realizzate e loro stesse.
Bene, mentre dice queste cose si presentano la nonna e la bisnonna accanto a lei. Allora, la bisnonna non la riesco a vedere. Quindi è andata. Sì. La nonna è come se mi arrivasse veramente in una foto color seppia, con i capelli bianchi. Che osserva, un'osservatrice. Sembra quasi che guardi all'interno di un microscopio. Noi. Sta maturando la nonna, bisnonna hai detto che non vedi, no? Che è andata. La nonna sta maturando la decisione di andare. Sì, assolutamente. E infatti lei guarda in un microscopio proprio perché noi siamo lontanissimi, no? Per lei. Tra quanto in anni umani andrà da sola la nonna? Io penso che sia molto vicina. Questo microscopio me lo fa intendere. Ok, c'era un sospetto di morte strana. Sinceramente non mi ricordo se era la nonna o la bisnonna. La nonna. Bisnonna. La bisnonna. È fondato. Io la bisnonna non la vedo proprio. Ma era fondato? Non la riesco a percepire, sta bisnonna. Chiamala dal portale Auro, che ci faccia cucù. Parte che forse è come se ci fosse più l'alone della guerra. Non so come mai mi porta di più questa idea qui della guerra che c'è stata. Non so, una bellezza sfiorita, mi dice. Una debolezza, non so, non capisco cosa dice. Perché è proprio come una luce lontana. La difficoltà di vivere l'amore vero. Beh, di amore vero ce n'è sempre stato ben poco. Stavo per dire ce n'era ben poco forse in un tempo, ma bene, vica tutti. Chi va, va, chi non va, non va. I tempi sono stretti. I tempi per i disincarnati che ha richiesto Katia sono maturi. Dobbiamo tornare alla nostra Mary Poppins. Il padre, come ti dico, ti dicevo, vuole stare ancora un po' qua a scrutare. Gli altri sì, vanno. La madre come saluta? È molto, molto dolce. Cioè, sembra quasi una farfalla. È come se le mandasse una sorta di polvere, polvere dorata. Sembra quasi un po' presa lì dal portale aureo, per darle proprio questo senso di gioia, di vita, di possibilità di trasformazione a Katia e alle nipoti. E lo chiudiamo. Certo. Bene. Fallimenti lavorativi ed economici del passato, causa esoterica. Devo dire un po' tutto quello che abbiamo detto, perché comunque lei in questa anche sua entità mentale, che però poi alla fine era molto anche familiare, senti da che punto viene la predica, è come se fosse vissuta sempre in una sorta di contraddizione, di confusione, tale che non le ha neanche permesso, come dire, di conoscere e di amare a fondo se stessa. Perché era come se, dovendo obbedire a questo messaggio di fatto, non supportato da un esempio,
Lei si trovava quasi a recitare una parte, che era la parte di quella brava, di quella obbediente, silenziosa, eccetera, eccetera. Però questo ha fatto sì che lei si reprimesse fortemente in quello che era. Il problema è proprio un po' sempre quello, che quando crei il tappo, quindi non dai la possibilità fluida, no? Allo scorrere tra il dare e il ricevere, tra essere e avere, non arrivano i soldi, non arriva la realizzazione economica. Oltretutto vedo appunto che ha talmente tanto visto nelle donne della famiglia, no? Incarnato questo sacrificio anche economico, che in qualche modo l'ha fatto suo. Anche lei si è sacrificata per la famiglia non lavorando per tanti anni e poi è come se avesse dovuto di colpo recuperare i tanti anni di non lavoro. E questo ovviamente le ha creato un malus anziché un bonus, no? Io però la vedo già in un momento di svolta. Cioè, vedo che lei ha già iniziato a cambiare questa sua modalità che l'ha caratterizzata per tanto tempo. Oltretutto, devo dire che lei non ha mai avuto un granché fiducia nelle sue possibilità. Come se non credesse fino in fondo di essere davvero in gamba. Beh, possiamo dire qualche dettaglio del tuo lavoro, no? Katia. Lei oggi fa Mary Poppins, cioè bada tutta la settimana ai due figli particolari di una signora che passa la settimana per lavoro fuori di casa. Quindi fa la mamma tata. Porta a scuola, mangiare, aiuta a fare i compiti, non so. È la persona di riferimento di questi due ragazzini. Quindi lo stravolgimento completo, almeno da un punto di vista lavorativo, le cose sono fortemente già cambiate. Certo. Perché? Lei attraverso l'altra sua attività ha fatto un forte lavoro su se stessa. Lei fa pratica, no? Un tipo di disciplina che lavora sulle credenze limitanti. E lei è riuscita a farlo su se stessa ed è in qualche modo riuscita a sbloccare e il dare e il ricevere, perché proprio nel fare questa, lei da un lato si è messa nella possibilità di dare le sue competenze, di dare l'input per sbloccare alcune credenze, diciamo così, della persona che viene trattata, no? Ma dall'altra ha sentito anche un buon ritorno, di apprezzamento, anche se non ai livelli che lei spererebbe, però appunto è iniziata a sbloccare questi, due canali del dare e del ricevere. Con i due ragazzi ha avuto vite precedenti, diciamo più grande, più piccolo. Noi non sappiamo, non ci ricordiamo il sesso e non. Allora, mi colloca qualcosa tipo in Spagna? Sto cercando di capire, perché è una specie di fabbrica in cui lei tipo è una sorta di caporeparto. E loro sono due dipendenti. Però lei è un caporeparto molto tranquillo ed è anche, e loro due hanno qualche difficoltà e vedo che lei cerca sempre comunque di agevolarla a livello di permessi, cose del genere. Io vedo questa. Con la madre? Con la propria madre o con la madre di queste due ragazzine? Con la madre di queste due ragazzine.
tipo questa donna che adesso ha anche un ottimo lavoro, vedo che le faceva da insegnante. Katia faceva da insegnante a questa donna. Contrario. No, l'inverso, secondo me. Ok. Va bene. Diamo un'occhiata, un'analisi rapida al corpo emozionale di Katia. Sono ovviamente interessato alla sua rabbia. Su questo, vedi, lei ha già un po' lavorato, no? Giusto qualche giorno prima della sessione, giustamente, no? Lei era già connessa a questa sessione. Lei per tutta la vita ha cercato di reprimere questa rabbia per figurare essere la persona buona, paziente, diligente, eccetera, eccetera. E invece qualche giorno fa è venuto fuori un po' uno sblocco. Secondo me ce ne deve essere ancora di sblocco, di rabbia. Li vedo proprio come una serpentina rossa, addominale. Che è successo in quel momento? Lei era, mi sembra, per strada o in una circostanza di rabbia, invece di reprimerla, l'ha espressa. E quindi sono partiti un po' di imprecazioni sane. Che è Allora, successo? se posso dirlo, ma non lo so se posso dirlo. Cosa è il baff? Sì, Sì. praticamente io avevo provato a connettermi a lei qualche giorno fa. Devo dire che lei mi ha mostrato tanto rosso. Nel lottatore di sumo rosso, poi mi aveva mostrato un melograno tagliato a metà, mi aveva mostrato un cuore proprio rosso, l'organo del cuore, e poi l'ho vista inferocita. E l'ho sentita in quel momento più leggera. Va bene. Katia, cosa vuole fare? Sì, al cluster immediatamente. Come ci va? Scelga un animale da cavalcare. Ho già molta fantasia da esprimere, quindi abbi pazienza. Non credo che ti piacerà se te lo dico, Dimmelo. perché è un unicorno. Ma invece va bene, adesso lo rifà e lo fa in un altro modo. Come ci va? Ha bisogno di sto corno perché poi mi propone un rinoceronte. Per tenersi? Per Serve tenersi nel volo, nella corsa, serve il corno come. combattività. Ah, ok. Ok, andiamo lì. Cosa c'è? Allora, sono dei libri a brandelli. E poi è come se lei, avesse anche piazzato quella valigia che avevamo visto all'inizio, quella valigia pesante e stracolma. Tra l'altro devo dire, oltre che di responsabilità, di sogni infranti, di rimpianti anche. Ed è un tutt'uno, insomma, con i contratti. Allora, sento quasi una specie di senso di malinconia in questo momento. Penso che sia una caratteristica che Katia sta per abbandonare. Allora, adesso me la fa sentire così forte. Cosa fa di questi contratti? Come se volesse anche urlare, riversare la sua malinconia in mezzo ai contratti. E dopo aver fatto questo, impacchetta tutto quanto
e guarda in direzione di un portale definitivo. Molto ordinata. Sicuro Metodica. di aver concentrato tutto all'interno di questo pacchetto. Si assicura di aver concentrato tutto in questo. Va bene, via tutto. E adesso Katia, attingendo alle sue capacità, alle proprie capacità e a tutto il lavoro che ha fatto su se stessa con quell'altro metodo, crea, fa una, realizza una sua creazione. È come se avesse fatto questo test neuromuscolare a se stessa, se l'è autofatto, e ha deciso che le sue braccia, i suoi polsi, sono sufficientemente forti per creare questo ad eternum. E l'ha creato proprio come se facesse un gesto circolare, così con le braccia, che sembra anche un po' quasi un abbraccio, e crea questo ad eternum, che contiene un giallo, rosso, arancio come colore. Avatar. È KO, nel senso che è rovesciato con il viso sopra il computer. Disattivato, senza le pile. Ok. È proprio ormai superato. E qui cosa ci mette al posto dell'avatar? Non serve più. È superato, non le serve più, non ci gioca più. Vedo un ad eternum, questa volta me lo fa a forma di cuore. È come se fosse un po' acquarellato questo. Ed è un cuore che ha sopra una corona, perché mi fa vedere, siccome è venuta fuori anche questa immagine del melograno, il melograno sotto c'ha questo picciolo che sembra una corona, no? Me l'ha messo sopra questo cuore ad eternum. Come se avesse capito che davvero l'amore è il re di ogni cosa, è il re di tutta la vita. Ma è quel tipo di amore che ben si coniuga con l'abbondanza di ogni tipo, anche l'abbondanza economica. Bene, con questa condizione, tigre, demone e le due entità mentali ci sono ancora? Gli No, no, assolutamente no. impianti che abbiamo visto? No. Due cuori e una capanna, il progetto, il secondo progetto, sogno di una notte di mezz'estate? Ok. Come vedi la vibrazione di Katia? 259. Come vedi la sua consapevolezza? 177. Anima. 58. Vite. 1812. La vita con la sua datrice di lavoro c'è ancora? Sì, assolutamente. Cervello? 9,8. E suscettibilità ipnotica. 67, 68. Ok. Messaggio di Katia a se stessa. Sono ogni cosa voglio essere. Sono stata madre, ora sono donna, ora sono somma creatrice. Mi fa vedere con grande fluidità gestire la sua giornata, il passaggio dalla sua famiglia all'altra famiglia, il passaggio all'altra sua attività olistica, diciamo. Tutto con grande scioltezza.
con grande leggerezza, dimenticati tutti quei pesi iniziali. Messaggio a chi vuole lei nel cinema. E alla figlia più grande abbiamo creato oggi una nuova sintonia. Al figlio piccolo, abbiamo rinsaldato la nostra sintonia. Alla figlia di mezzo, tipo da un bacio sul naso, mi sembra. Adesso poi spuntano degli animali, non so, dei gatti, non so se c'entri qualcosa. Che appartengono questi gatti e vedo che va a dare a stringere la mano al suo ex compagno, anche se è un po' formale, però si stringono la mano. Vedo le ragazze che accudisce, che le si stringono attorno, sono felici. E la madre delle ragazze è un po' distante che fa segno di approvazione con la testa. Nel cinema c'è la sua amica che ha già fatto una sessione con noi. Cosa Sì, certo che sì. dice? Certo che sì. Allora, intanto ho sentito avere un grande senso di riconoscenza nei suoi confronti, fin dall'inizio. Ed è come se lei vedesse in Katia qualcosa di oltre, cioè ogni volta questa sua amica vede un passo dopo Katia, cioè come se la vedesse sempre proiettata in avanti, come se lei sa, è certa, che Katia farà ancora di più di quanto ha fatto adesso. Va bene, la testa di Katia non ha fatto che annuire tutta la sessione, quindi siamo tutti contenti. Immagine finale? Ci sono ancora gli unicorni da me tanto amati? No, poi era stata col rinoceronte. Senti, io l'immagine finale la vedo che loro due, le amiche, decidono di andare a cena fuori insieme. Ok, per chiacchierare di questa sessione. Sì, e per buttare magari le basi di progetti futuri. Molto, molto bene. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.